successo un casino, ragazzi. Questa non ci vuole, ho spaccato tutto. Siamo arrivati alla frutta. Buenos dias, famiglia. Ah, allora? Allora? Diamo gas? Andiamo Oh, io ti dico, a driftare non me la cavo tanto bene, eh. Dammi un po' di base. Ti faccio vedere due cose e poi magari ti spiego due cose e mi fai anche due domande, va bene? Ok. Specifichiamo che abbiamo avuto la fortuna di trovare una strada che è chiusa per lavori, quindi è chiusa al traffico. Giustamente. Ci siamo infilati dentro, piove pure, quindi facciamo qualche ripresa, ragazzi, ma non imitate. Non voglio essere un modello, attenzione. Partiamo carico o no? Vai! Che ci ha bagnato! Hai tu tutto questo controllo? Regolare. Questa macchina fa miracoli. Dimmi tu. Diciamo che la Mazdina non è male, eh? Non è aspettatissimo. Freno a mano oppure usi blocco ponte? Qual è quello più facile? Freno a mano. Freno a mano, ok. A me non piace tantissimo, però. Però tu vedo che iscrizioni per farla partire. Perché la macchina non va un cazzo. Ah. Billone, è chiaro che è una scusa. Abbiamo rischiato. Dimmi che era controllata la cosa. Regolare. So che guardando questo video ti è venuto voglia di prendere una macchina posteriore. Mi raccomando però, visto che queste macchine qua sono spesso usate da persone non competenti o comunque capita anche migliori e vanno a sbattere, quindi cosa devi fare prima di comprare una macchina? Un check su Car Vertical. Ma che cos'è Car Vertical? Vediamolo insieme. Car Vertical è un sito internet o un'applicazione dove, inserendo targa o numero di telaio, hai una panoramica completa dell'automoto che stai comprando. Prendiamo come esempio questa Ford Mustang, che purtroppo anche loro sono molto compromesse. Non è mai stata rubata, non ha problemi di chilometraggio, vi faccio vedere la curva. Non risulta nessuna anomalia, non ci sono problemi di stato finanziario e giuridico, ma c'è un problema al danno. Troviamo addirittura le fotografie, apriamo e vediamo il calvario. Purtroppo, ragazzi, i posteriori non sono per tutti ed è un attimo andare a sbattere, poi trovate le macchine storte. Con un costo davvero irrisorio andate a tutelarvi da acquisti sbagliate o truffe insolite con i chilometri. Tra l'altro, con il sconto SIV hai lo sconto migliore che puoi avere sul mercato, trovi il link anche in descrizione. Andate a fare un check e fatemi sapere se trovate qualcosa di strano. E ora continuiamo a dare gas con la Mazdina. C'è questo rumore? Sono i sassi che sono entrati. Cattivi? Vai, vai! Che fra! No, è troppo figo, cazzo. Va bene, cavalli, andiamo avanti un bel po'. Tanta roba, tanta roba. Sì, è una figata. Lo consiglio a tutti, ragazzi. Piuttosto che prendermi un classe A rate, vorrei aprire la valvola, tra l'altro. Dai, apriamo? No, no. Quando è che è il mio turno qua? Adesso arriviamo su, poi tocca a te. Sta carico, eh? Oh, comunque, ti spiego abbastanza facilmente. Sì. Tu quando arrivi... Allora, aspetta, una domanda. Sì. Se vedo che mi si sta chiudendo e sto perdendo il controllo, cosa devo fare? Tirare il freno? Ma tu devi essere nel controllo, fuori controllo. Tu hai questa macchina qua, è completamente originale, hai assetto originale, angolo originale, quindi è molto semplice andare fuori controllo. Ok. Tu devi cercare di calibrare il tutto, okay, cioè okay, dovremmo andare in un piazzale, sì, magari a fare qualche tondo o qualche...
qualcosa. Perché io dovrei iniziare dalle basi. No, più che altro perché va bene che è chiuso il traffico. Iniziamo che fai qualche curvetta e dai qualche colpettino di gas e ti parte e la riprendi. Ok. Perché iniziare a fare un tornante. Non esageriamo. Non esageriamo. Ragazzi, non mi nascondo che sono un po' teso, perché l'ultima volta che l'ho fatta provare qualcuno sono finito contro un palo. Ecco, ciò. Però dillo, il messicano ti ispira un po' più di fiducia. Diciamo che c'ha un po' di fuego, ci sa fare. Già siamo partiti malissimo. Perché volevo sentire il rumore? Troppo fuego vedo. Ah, ok, ok. Vai un po' più soft. Vado. Muore, vai. Cambio perfetto. Sterzo mi sembra bello preciso, dai. Un po' di giochetto, cioè. Ma stai attento che se ti parte non la prendi più. Seriamente, Però così mi metti paura. Ma è giusto, devi aver paura. Devo aver paura, ok. Sì, perché tu hai visto me, ma io la conosco. Fra, vai calmo. Ok, ok. Davvero, se ti parte e non hai, cioè non sai come si drifta, non la riprendi, vai a sbattere. No, adesso no, qua no. No, voglio un attimo capire lo sterzo, basta. Che poi ti vedo troppo agitato. No, Fra, sono veramente teso. Sei teso? Se non fossi stato te non te l'avrei mai fatto provare. Chi ha? Vai, se vuoi prova a fare un tondo. Ti ho visto bene. Mi hai visto bene, Ti ho dando fiducia al bro. Oh, figa. Ora bravo, porco due. Il cane lo vedo abbastanza carico. Cazzo, che figata, si gira subito. Figa, che figata. Ma vabbè, se vuoi farne ancora un po'. No, va bene. E sono già il pro. Comunque il messicano, visto che adesso è andato bene, infatti io voglio portarlo in un altro piazzale e gli proviamo a far fare l'otto. Così sì, mi piace. Perché il cerchio te lo sei proprio mangiato così. Allora bro, ti è piaciuta? Bellissimo, fra. Però tu sei un po' troppo carico, cazzo. Chi ha tutto se l'hai portato a casa, tutto. Ma dici che arriverò a chiudere questo controllo? Certo, sicuro. Poi te sei schillato, te la prendi una, ti alleni un po', senza nessuno in parte come me che ti rompe i coglioni. Comunque ragazzi, davvero mi dispiace aver limitato il buon Daniel, ma l'ultima volta brutta esperienza. Più che altro questa macchina qua, quando sei in parte e la vedi usare, dici cazzo è un gioco da ragazzi, no? Perché vero. Comunque la conosco. Sì. Faccio vedere come si fa l'otto. Giri, bello largo, vedi, controllo, arrivo così. Vai pure subito. Andare a destra, lo controlli con dei colpetti, vedi. Poi qui. Carico, non so se carico. Ce la faccio, io ci provo. Diciamo che qua c'è spazio. Qua c'è spazio, sono carico e ti voglio vedere, dai. Riesco dai. A divertirmi. Vamos! Non sapevo che ricarico tu la mia. Stai facendo tutto. No, zero controllo. No, fermo. Oh! Devi ragionare perché se ti sei caricato con me. Ah, mi sono caricato perché sinistra. Tu fai troppe sgommate, cazzo. Vai, sinistra, a piano. Okay. Controlla, vai. No. Lo fai verso destra di lì. Vai. Ok, vado. Fammi un cerchio. Così non hai controllo. Vai. Ho visto che una certa proprio si gira completamente. Perché chiudi tutto l'angolo. Bravo, controllo. Ok, ora ho capito. Ho capito che serve il cocollo. Vado. Olè. Ora prova a farmi. Vai. Vai, ancora di là, va di là. Vai, che vai messicano, che cos'era questo? Era un Vai, destra. Figa, che bello, dai che fra. Dai che ce l'abbiamo. Brito. Porco due, bello, vai, di nuovo, bello. Vai che ce l'hai. Porco vai, cane, ragazzi, bellissimo. Vai, bravissimo. Oh, qua è pieno controllo. Porco, no, era controllato, ho toccato sì. Il freno. Per me è una scusa. Facciamo vedere le gomme qua. Siamo arrivati alla frutta, cazzo. Però ne valsa la pena. Vai a fuego! E
È questo il problema. Lui lo fa sembrare semplice, ragazzi, ma non è così, ve lo giuro. Diciamo che questo è solo un inizio, ragazzi. Poi ovviamente non è mia la macchina, quindi non è che mi fido a fare tanto. Però bello, mi sono divertito. Bravo. Oh, io ve la butto lì. 30.000 like e compro... siamo sul mio canale, non sul tuo. Vabbè. 30.000. Siamo ambiziosi. 30.000 like e compro un'auto da drift. Un MX5 30.000. MX5 30.000. Dai, facciamolo, ragazzi. Dateli fuego.